Torino City of Design, beh, non è una novità, nel senso che Torino ha una tradizione veramente antichissima, anche quando il design in fondo non veniva chiamato design. Sì, è proprio così, è proprio per questo motivo noi abbiamo deciso di presentare la nostra candidatura all'UNESCO nell'ambito di questo progetto internazionale che mira a individuare in ogni paese una città che in qualche maniera assuma questo ruolo, questa funzione anche di motore del sistema produttivo intorno al design. Siamo stati contenti ovviamente che la nostra candidatura sia stata ben valutata e accettata, adesso a noi compete ovviamente utilizzarla e valorizzare ovviamente questo settore. Come diceva lei, in realtà partiamo da un retroterra profondissimo, basta pensare a quello che Torino e il nostro Piemonte ha rappresentato per esempio nel mondo dell'automotive. Ma nel tempo tantissime aziende del nostro territorio, tanti artigiani del nostro territorio hanno incrociato l'esperienza col design che è diventato un fattore decisivo anche nella competitività internazionale. Oggi se un'azienda o un produttore vuole in qualche maniera gareggiare, al di là della bontà ovviamente dei propri prodotti, l'elemento dell'utilizzo del design diventa un elemento strutturale fondamentale. Quindi questa prima iniziativa che si tiene a Torino dal 4 all'8 di dicembre è appunto una prima occasione, io mi auguro di una lunga serie, che serve proprio per mettere la palla a terra e cercare di trasformare questa potenzialità in una realtà economica e produttiva importante, perché il design può veramente aiutare sia il sistema industriale sia quello artigianale in questa competizione, ma grazie alle scuole di design che abbiamo sul nostro territorio, al Politecnico, all'Accademia Albertina, abbiamo un tessuto che può creare occupazione, competenza e che quindi può anche rappresentare dal punto di vista economico e occupazionale una leva particolarmente importante per il futuro di Torino, del Piemonte e in generale anche del nostro paese.